Ciao, sono Gaia Trevini. Seguitemi alla scoperta del benessere. Oggi nello splendido scenario dell'Arbatax Resort parleremo di alimentazione, sport e salute. Ho il piacere di avere con me il dottor Maurizio Corona, medico chirurgo, esperto di medicina olistica. Buongiorno Maurizio, grazie di essere Buongiorno qui con a te. Me. Raccontaci qual è la tua formazione così particolare. Quando mi sono iscritto in medicina, poi mi sono laureato in medicina e chirurgia e specializzato in odontostomatologia, ma quando mi sono iscritto in medicina ho cominciato a occuparmi delle medicine cosiddette non convenzionali, della medicina olistica, che vuol dire vedere l'individuo come un'unica cosa, quindi non è l'occhio a sé stante, il ginocchio a sé stante, ma tutto parla di questa persona. Ogni singolo sintomo, prurito, dolore, fastidio, riguarda la singola persona. Ho cominciato a studiare il modo diverso di vedere l'individuo, e cioè più profondamente, la sua interiorità. E ho capito che è principalmente a questo che dà le malattie o il benessere, e non la parte più fisica. La parte fisica accoglie la problematica, il conflitto interiore, e la mette in pratica con una malattia. E quindi qual è il tuo approccio alla malattia? L'individuo è composto di tre parti, diciamo. Una parte spirituale, una parte fisica e una parte intermedia che le mette insieme e che è una parte più vicina all'animale, quindi al funzionamento del cervello degli animali. Il nostro cervello, per il 96%, funziona esattamente come un criceto piuttosto che una tigre o un elefante. E poi c'è la mente, che funziona insieme al nostro corpo, che cerca di mettere in pratica quei mandati. Mettere insieme i bisogni e le esigenze della nostra spiritualità con la biologia, questo ci fa stare nel benessere. Questi due elementi devono essere allineati in armonia. Nel momento in cui c'è una disarmonia, quella disarmonia darà per forza una malattia, o fisica o comportamentale. Maurizio, ci sono degli strumenti che ci aiutino a capire e mettere a frutto questa spiritualità di cui stiamo parlando? Io utilizzo la mappa dei talenti, che è un sistema che a partire dalla data di nascita della persona ci mostra incontrovertibilmente quali sono le caratteristiche di ciascuno di noi e che cosa dobbiamo fare. È obbligatorio, non c'è scelta, non c'è libero arbitrio. Dobbiamo farlo per forza. Noi non possiamo essere spiritualmente verso una cosa, emozionalmente verso un'altra e nei fatti verso un'altra ancora. No, noi dobbiamo avere questi tre elementi, emozione, spiritualità e biologia, che vadano assolutamente nella stessa direzione. Cosa succede quando non realizziamo, non mettiamo in pratica i nostri talenti? Non è possibile, perché i talenti sono dei software che sono dentro il cervello, sono dei programmi del nostro cervello che comunque si mettono in atto. Magari è che non ci piace il modo in cui poi si il modo in cui si realizzano, certo, perché ogni talento ha una sua parte piacevole, talentuosa, e una parte conflittuale, dolorosa. Quindi noi dobbiamo scegliere nella nostra vita, questo forse è l'unica scelta, l'unico libero arbitrio che abbiamo, e se applicarli in senso a noi gradevole, piacevole, favorevole, oppure in una maniera sfavorevole, non facendo nulla, si applicano da soli. Possiamo fare un esempio pratico, perché da profana mi risulta un po' difficile capire. È molto semplice. Per esempio, quando noi siamo davanti ad una scelta di direzione, possiamo andare a destra o a sinistra. In realtà la vera grande scelta è se andare o a destra o a sinistra, o stare fermi e chiedersi: devo andare lì o devo andare là? Se scelgo di andare, le nostre ghiandole surrenali e il nostro corpo in generale producono e spendono circa il 3% di energia. Se invece noi rimaniamo a chiederci: ma devo andare lì o devo andare là? Ma non andiamo, quindi non utilizziamo quegli ormoni e tutte quelle sostanze che il corpo produce, allora andiamo a consumare circa il 97% delle nostre energie.
Questo quindi ci dà poi magari una stanchezza, la mattina ci svegliamo dei stanchi. Dei sintomi fisici. Dei sintomi assolutamente fisici, non solo psicologici, un po' di depressione, eccetera, ma sicuramente una problematica fisica. C'è un altro strumento che mi ha molto incuriosita ed è il teatro della vita. La mappa vivente è un'applicazione della mappa dei talenti, e cioè creare una sorta di teatro in cui la persona interessata chiama a rappresentare i suoi talenti le persone presenti, ad intuito, a seconda che le sue sensazioni lo guidano su una persona piuttosto che su un'altra, a seconda appunto del talento, e quelle persone diranno esattamente quello che quella persona di cui stiamo parlando sente in profondità, ma non si vuole ascoltare. Allora, detto non da un terapeuta, non detto da se stesso, ma detto dagli altri, è molto prepotente, diciamo, come impattante. Comunicazione, molto impattante, e quindi la persona capisce in genere quello che deve veramente fare, cosa gli manca, cosa è il suo talento veramente in questo momento nella vita, perché poi chiaramente può cambiare fra 6 mesi, fra un anno, non cambia solo se noi non mettiamo in pratica i suggerimenti ricevuti. Potremmo affermare quindi che il cervello è collettivo? Il cervello è assolutamente collettivo, questo lo ha affermato Jung, ma io sono uno studioso di medicina e di religione egiziana e devo dire che già molte migliaia di anni fa il cervello collettivo veniva utilizzato, ma quando parlavo prima di rituali dicevo proprio che per esempio in una messa cristiana viene utilizzato il cervello collettivo. In qualunque rituale comunitario, compresa una partita di calcio, la mente collettiva, il cervello collettivo funziona e funziona molto bene. Io sono anche molto curiosa, poi arrivando a concludere questa meravigliosa chiacchierata di oggi, vorrei capire che cos'è il benessere in generale secondo la psicobiogenealogia. Il benessere è essere bene, quindi prima di tutto essere, quindi fondarsi sul proprio essere e non sull'estetica o sull'apparenza, per meglio dire. Quindi non è far credere che stiamo bene, ma star bene davvero. Quindi il nostro essere è in armonia con se stesso, la nostra interiorità. Nel 1948, quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che chiamiamolo il Ministero della Salute dell'ONU, certo, no? Quindi a livello mondiale, si è data un nome, una spiegazione, si è strutturata e dice che quando noi possiamo esprimere noi stessi a tutti i livelli, spirituale, intellettuale, emozionale, fisico, allora siamo nella salute. Quando noi non ci possiamo esprimere, magari siamo apparentemente sani, ma qualcosa ci impedisce di esprimerci a tutti i livelli, quella non è più salute. Quindi il benessere è essere dentro noi stessi che sta bene. Quindi non il benessere nel senso che gli altri ci dicono che stiamo bene, ma quando noi dentro di noi ci sentiamo felici di noi stessi, della nostra vita. Quello è il benessere e presume l'evoluzione. Io ringrazio dunque il dottor Maurizio Corona per essere stato con me, ringrazio tutti voi, gli ospiti che ci hanno accolto in questo splendido angolo di Sardegna, all'Arbatax Park Resort. E vi invito ad approfondire questi argomenti sul sito progettohorus.it, dove troverete anche le date dei seminari che Maurizio tiene in tutta Italia, o sulla pagina Facebook Progetto Horus. Grazie a tutti, un saluto.